Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Borgo Grecanico dell'Iese, valevole per il campionato di prima categoria, girone D. La formazione di Antonio Cormaci è dell'avvocatessa Luisa Nipote, è all'esordio assoluto in prima categoria, un debutto eccezionale. Si schiera il Borgo alla nostra destra, casacca canarina, mentre la dell'Iese è alla sinistra, casacca amaranto con banda orizzontale bianca all'altezza del petto. L'arbitro è il signor Enrico Pasqua della sezione di Vibbo. La dell'Iese invece, come tutti sanno, gli sportivi, un'armata, una nobile formazione del calcio dilettantistico calabrese, ha giocato pure in Serie D, è quasi tutto pronto. Sono le ore 15:35. L'arbitro controlla che tutto sia in ordine. Che non ci siano delle persone strane in campo, comunque non autorizzate. Pronti, via. Il primo lancio è in profondità. Fa buona guardia la difesa. Palla che... un lungo lancio in avanti verso Binna, attenzione, solo davanti al portiere. Riesce il portiere ancora una volta a deviare quasi a fil di palo. E quindi assisteremo a un calcio d'angolo a favore della formazione locale. Si sposta il baricentro della formazione borghigiana, parte il cross, tiro, rete, attenzione, Borgo in vantaggio, parabola perfetta e colpo di testa da parte di Obinna, che insacca imparabilmente alle spalle di Romeo. 23 minuti e 30 secondi. Bravi! Il risultato è cambiato al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Il Borgo Grecanico è passato in vantaggio per merito di Obinna, che va a raccogliere il plauso del mister e anche della panchina. Obinna, che già l'anno scorso aveva fatto vedere delle belle cose nel campionato di seconda categoria, è stato confermato e a quanto pare sta ripagando ampiamente la fiducia e la stima dell'Iese, che ora ha il problema di pareggiare e quindi si sgancia in avanti con tutti gli organici difensori, centrocampisti e attaccanti alla ricerca del gol dell'1-1. C'è stato un intervento non proprio, ha avuto licenza di sganciarsi sulla fascia. E la dell'Iese riesce a pareggiare. Bellissima azione, tutto di prima, triangolazione per Crucitta. 43-45 nel primo tempo, c'è il pareggio di Crucitta.
una sciabolata velenosa che si è insaccato nell'angolino basso alla destra del portiere, 1-1. Tutti aspettavano la Deliese, invece si è visto il Borgo. La formazione pianigiana ha dovuto inseguire il risultato per tutto il primo tempo, ma poi è riuscito, grazie a Dio, a riequilibrare. Attenzione! Questa volta veramente si potrebbe parlare di gol annullato, perché a nostro avviso non c'era il fuorigioco.